Però poi alla fine ti chiedi da sopravvissuto perché? Perché tu sei qui? Perché sei rimasto vivo? Perché Montinaro, Vicillo, Schifani, i miei tre colleghi della macchina di apertura del corteo oggi non sono qui con noi, magari erano qui accanto a me, sicuramente avrebbero avuto più verve, sarebbero stati forse più adeguati rispetto a me a stare in questo contesto. Ecco, ti chiedi come mai? E questa è una cosa che ti assilla, ti assillerà sempre nella tua vita. Una tesi di alcune precedenze che parlava anche di una specie di stress post-traumatico. Ecco, io so cos'è lo stress post-traumatico, perché ahimè mi è stato diagnosticato, so cosa significa. Quello che appunto è quello che ho detto prima, quello di sentirsi sempre in colpa, di non capire il perché. Ecco, l'abbandono dello Stato, tu hai detto, accennato all'abbandono dello Stato, l'abbandono dello Stato c'è, perché quando non ti si chiede se hai qualcosa, hai bisogno di qualche cosa, un aiuto psicologico, perché tutti quanti siamo convinti, qui se noi facciamo, parliamo a tutte le persone che sono qui presenti, pensano che magari dopo un fatto del mio, come il mio, la polizia, il ministero degli interni o qualsiasi altra arma ti mette di mezzo tante strutture che ti devono portare avanti nella tua vita. Invece no, questo forse si vede nei film americani, soprattutto visto che siete molto legati all'FBI. Ecco, in Italia questo non succede. Io posso dirvi che in 30 anni, ho messo 30 anni, a maggio facciamo 30 anni, non ho mai avuto un aiuto psicologico da parte del mio ministero. E questo è grave, perché si pensa proprio di abbandonare. Io non ho letto il libro perché l'ho scritto poi molti anni dopo, ho detto che noi sopravvissuti siamo gli errori dello Stato. Perché chiaramente per lo Stato, sono stato malato chiaramente, ma lo Stato malato è più conveniente. È un privilegio per loro che non ci siano sopravvissuti, perché come hai detto tu, noi magari siamo gli ultimi che abbiamo visto Falcone in vita, siamo gli ultimi che abbiamo scambiato quattro parole, siamo gli ultimi che abbiamo visto il tragitto, e quindi magari oggi no, ma magari fra qualche anno il mio cervello malato mi potrà far ricordare qualche particolare che potrebbe dare fastidio. Io nel libro parlo spesso, se l'hai letto sicuramente, quindi parlo di come prima di arrivare a 23 maggio ci avessero tolto i mezzi, ci avessero cambiato anche le persone. Se ti ricordi nel libro io parlo di quel giorno, di effettivi di quel del turno di scorta, eravamo su 22 su 6, due erano di un altro turno e due erano addirittura la prima volta che facevano servizio con Falcone, non che non erano agenti di scorta, ma che fanno servizio con Falcone. Ecco, chiediamoci come mai tante cose strane sono successe da gennaio del 92 fino a maggio 92. Ecco, forse possiamo capire che cosa significa veramente messaggi capaci. Vabbè, l'ultima è la chiosa, è quella fatta prima, ne abbiamo parlato, ne ha accennato. È chiaro, ci sono due versioni. Chi dice finalmente non c'è stata nessuna trattativa, promettiamoci ogni tanto anche da parte di chi è vittima. La sentenza d'appello dice solamente, come già accennato, che c'è stata una trattativa fra loro stessi, fra mafiosi e mafiosi, perché poi alla fine è quello, con la condanna dei mafiosi e la soluzione di quella parte di Stato che probabilmente ha fatto accordi. Ecco, mettiamoci da parte un pochettino anche delle vittime di mafia, che cosa provano in questo momento? Provano veramente che non hanno più certezze, provano veramente sicuramente di sentirsi male, perché anche quella parte di Stato sano in questo momento ci ha forzato. Scusate. Bene, ci rimane l'ultima ora. Posso andare? Sì.